quelle del mercante che li ha venduti. Pensa poi alle mani di colui che con estrema cura le ha deposti nella tomba di una persona cara. E a quelle dell'archeologo che secoli dopo li ha riportati alla luce, sottraendoli all'oblio. Memorie dissepolte consegnate in altre mani che le hanno esaminate, restaurate, conservate. E ora altre mani ancora le sollevano di nuovo e le preparano a un altro viaggio, a un'altra storia, tutta da raccontare. Una fila di case colorate che si moltiplicano nei riflessi dei canali, ponti e ponticelli che si intrecciano sulle vie d'acqua. Così appare Comacchio agli occhi di coloro che oggi attraversano la laguna ferrarese per visitare questo borgo medievale di pescatori. Tutto attorno ci sono le valli che disegnano un paesaggio davvero singolare. Queste vaste distese di acqua salmastra occupano l'area dove anticamente si trovava la foce del Po, prima che il corso del fiume si spostasse più a nord. La convivenza tra uomo e ambiente da queste parti non è stata sempre facile. In passato questa terra ha sofferto una grande povertà. La speranza di riscatto sembrava affidata a una curiosa leggenda. Un regno d'oro, si raccontava, avrebbe nascosto proprio nel ventre della palude una ricchissima città per salvarla dall'invidia del mare. Povertà, carenza d'acqua, malattie, la malaria in modo particolare, affliggono e sono degli elementi costanti nella vita dei comacchesi. Nei mesi estivi la decomposizione del materiale organico rende irrespirabile l'aria in alcune parti delle valli, tant'è che si attribuisce fino alla fine dell'Ottocento a queste esalazioni la causa delle febbri malariche che affliggono la maggior parte dei comacchiesi. Dobbiamo pensare che ancora all'inizio del Novecento a Comacchio si rilevano dei casi di quello che comunemente veniva definito il mal di Comacchio, cioè la lebbra. All'alba del Novecento, nelle valli di Comacchio, si vive di pesca. Ma spesso il prodotto non è sufficiente per sfamare le famiglie numerose. Ha inizio così una grande impresa, la bonifica integrale delle valli, volta a trasformare per sempre una laguna ritenuta improduttiva e malsana in terreni da coltivare per offrire nuove opportunità economiche. In Valle Trebba la bonifica prende avvio nell'estate del 1919. Una volta prosciugata la palude, si procede con i lavori agricoli. Ma è durante queste operazioni che il terreno inaspettatamente inizia a restituire frammenti di reperti antichi. Nel 1922 si verifica un episodio straordinario. Un contadino di Comacchio, tornando in città dopo aver arato i campi appena strappati alle acque, rientra con un cratere attico di straordinaria fattezza. Nasce e parte da questo momento la grande epopea archeologica di Comacchio, che in un quarantennio farà emergere dalle sabbie del delta del Po una straordinaria raccolta di ceramica attica, forse la più importante dopo quella di Atene fra quelle mai rinvenute. Gli scavi cominciano nel 1922, vengono rinvenuti le prime sepolture della necropoli in Valle Trebba. Ci fu l'intervento naturalmente dell'allora soprintendenza agli scavi, ai musei di antichità, che intervenne con l'ispettore Augusto Negrioli rinvenendo più di 200 tombe. Le tombe si trovavano immerse nell'acqua, nel fango, ed alcune espressioni che vengono utilizzate nelle relazioni di scavo fanno capire le condizioni assolutamente estreme di questa indagine archeologica. Si parla di pescare gli oggetti in mezzo al fango e all'acqua.
le campagne di scavo furono portate avanti da Salvatore Aurigemma, una figura fondamentale, condusse tutta la prima campagna tra il 1923 e il 1935, rinvenendo 1213 tombe che furono il primo nucleo delle sepolture di Valle Trebba. Dagli scavi emerge subito l'entità di questa scoperta. 1213 sepolture di cui conserviamo una documentazione straordinaria. Ne è autore Francesco Proni, assistente sul campo di Salvatore Aurigemma, che redige i giornali di scavo corredandoli con preziosi schizzi, disegni e fotografie. Le tombe erano a fossa, scavate quindi in uno strato di sabbia o di terreno alluvionale. Gli oggetti venivano sistemati a fianco del defunto se si trattava della inumazione, cioè della sistemazione del corpo del defunto senza che fosse fatto nulla al corpo. Oppure, se si trattava di cremazione, all'interno delle fosse veniva sistemato un contenitore, il cosiddetto cinerario o ossuario, che conteneva i resti cremati del defunto, e attorno, a fianco a questo cinerario, si sistemavano gli oggetti. I giornali di scavo consentono di recuperare non soltanto elenchi di oggetti, di ciò che cioè veniva sistemato all'interno della tomba per ogni defunto, ma questi elenchi forniscono anche delle informazioni riguardo alla posizione degli oggetti all'interno delle tombe. La posizione degli oggetti per noi è importante per cercare di capire il valore che ogni singolo oggetto assumeva nel rituale funebre. L'estrema semplicità delle tombe, prive di elementi architettonici esterni e di ogni monumentalità, contrasta con una ricchezza dei corredi davvero straordinaria. La necropoli restituisce una quantità impressionante di vasi attici, ma anche di gioielli in oro, ambre di origine baltica, bronzi di produzione etrusca. Tutto quello che riemerge dal fango viene puntualmente registrato da Proni. A 1,45 metri di profondità poggiava un piccolo sarcofago di marmo bianco con coperchio a due spioventi e acroteri agli spigoli. Le dimensioni della necropoli, la qualità e la tipologia dei corredi. Gli archeologi non hanno dubbi. Quella venuta alla luce non può che essere la mitica città etrusca di Spina, il grande porto sul mare Adriatico celebrato dalle fonti storiche. Un centro che vantava rapporti stretti con l'apice stesso del mondo classico, l'Atene del V secolo a.C. L'unica città etrusca insieme a Pirgi, il porto di Cerveteri, a cui era concesso il grande onore di erigere un proprio tesoro nel santuario più sacro ai greci, il Tempio di Delfi. Di Spina, sorta intorno al 530 a.C., si erano perse le tracce da secoli. Eruditi e studiosi l'avevano inseguita a lungo, cercando di indovinare la sua esatta ubicazione. E ora, finalmente, era uscita dalle nebbie del mito per entrare nella storia. L'interesse per Spina è un interesse antichissimo. Gli storici greci sono pieni di citazioni di Spina, quindi ci raccontano questa storia, che però è una storia che è rimasta oscura fino alla scoperta archeologica. Tutti parlano di Spina, nel 500 si cercavano le tracce di Spina, nel 600 si cominciarono a trovare le prime cose, però tutta la lunga tradizione storica degli antichi non aveva un corrispettivo archeologico.
L'impatto fu notevole per gli studi etruscologici. La scoperta di Spina generò un interesse rinnovato su questo territorio che noi definiamo Etruria Padana e in generale fu una delle scoperte più eclatanti da un punto di vista proprio nazionale per l'archeologia. La scoperta di Spina ha aggiunto un tassello importante sulla conoscenza del ruolo e della funzione degli Etruschi nella pianura padana. Noi siamo abituati a pensare agli Etruschi nell'Etruria, in realtà gli Etruschi avevano un territorio vastissimo anche nella valle del Po, avevano una funzione economica, avevano un controllo politico di questo territorio e la scoperta di Spina ci ha consentito di capire meglio la funzione e il ruolo degli Etruschi in questa regione. Gli Etruschi hanno stabilmente occupato la pianura padana a partire dagli inizi del IX secolo, fondando importanti città storiche, prima fra tutte Bologna, che era definita Felsina. Dopo una prima fase di occupazione, gli Etruschi hanno saputo creare un potente ed efficacissimo sistema organizzato su alcune città distribuite nei punti strategici. Vengono fondate città come Marzabotto, posizionata lungo la valle del Reno, per garantire i contatti diretti con l'Etruria tirrenica, oggi la Toscana. Viene fondato un centro nella zona di Mantova, Forcello di Bagnolo San Vito, viene fondata Spina sul mare Adriatico e tutto questo avviene attorno alla metà del VI secolo. Il Po con il suo delta sono l'elemento cardine di questa terra che spesso condiziona anche l'ascesa e il declino delle civiltà. Spina sorge su un sistema di canali vicino allo sbocco di quello che un tempo era il ramo principale del Po, l'Eridano, rotta dei commerci con l'entroterra. Il luogo di Spina è un luogo assolutamente difficile da abitare. Di solito noi siamo abituati alle scelte dei luoghi perché sono facili dal punto di vista naturale. Spina è un luogo ostile, ma dove gli Etruschi devono assolutamente abitare perché ha una funzione economica. È un luogo difficile perché è un luogo in mezzo all'acqua, è un luogo nella palude, quindi ha bisogno di interventi da un punto di vista ambientale, sia per sfruttare al massimo le parti che emergevano dall'acqua, sia per garantire i collegamenti con il mare. In queste zone il paesaggio muta più rapidamente che altrove e tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. inizia anche un lento declino che porterà all'abbandono di Spina. La costa avanza, sorgono nuovi centri, mentre l'antico Eridano, chiamato anche Padovetere, perde via via la sua centralità con l'attivazione di nuovi rami fluviali. Nel Medioevo gli antichi apparati del Tizi lentamente si ritrovano sommersi e intorno al X secolo iniziano a formarsi le valli. L'acqua sospende il tempo di Spina e inghiotte per secoli i suoi tesori dentro una cassaforte di fango, nell'attesa che intervengano le più recenti bonifiche. La scoperta della necropoli di Spina apre subito una questione importante: individuare il luogo dove collocare questo ingente patrimonio. L'archeologia in quel momento entra prepotentemente nella società di Comacchio. I comacchesi per la prima volta si sentono gli eredi di un grande passato, un evento che avrebbe dovuto sradicare l'identità di una comunità, trasformando dei pescatori in contadini, le bonifiche appunto, diventa l'occasione per connettere quella comunità al suo grande passato. I comacchesi si sentono gli orgogliosi eredi di una grande storia e da qui nasce, in quel momento, il desiderio di voler esporre proprio a Comacchio il lascito dei propri avi. Ma questi straordinari tesori che emergono dalle sabbie del Delta del Po prendono un'altra strada, vanno verso Ferrara. Questo avvenne con la decisione di
realizzare, di creare proprio a Ferrara un museo dedicato a questa scoperta, che è il museo archeologico, quello che oggi è il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, che prende vita nel 1935 come Regio Museo di Spina. Io credo che l'idea stessa del museo sia un'idea che va collocata proprio nel periodo tra le due guerre, sia un'idea nella quale gioca molto il fatto che gli Etruschi sono considerati gli avi degli italiani, detto proprio in termini un po' risorgimentali. In un primo tempo i reperti vengono portati al Museo Civico Archeologico di Bologna e solo in seguito si deciderà di far ritornare il materiale nella provincia di provenienza. A sostenere fortemente la scelta di Ferrara è Italo Balbo, interessato a fondare un museo in quella che è anche la sua terra d'origine. Ferrara, infatti, era una città di impronta rinascimentale a cui mancava un passato antico. Con questa operazione avrebbe potuto rivendicare una ideale discendenza etrusca, in linea con la politica culturale del fascismo. E così, il 20 ottobre del 1935, nella splendida cornice di Palazzo Costabili, uno dei luoghi più prestigiosi del Rinascimento ferrarese, apre i battenti il Regio Museo, destinato a raccogliere nell'arco di un secolo le corposissime collezioni di Spina. Il museo ospita circa 36 corredi che costituiscono una parte molto limitata di quello che il museo custodisce, che invece sono i circa 4.000 corredi rinvenuti nelle due campagne di scavo delle necropoli di Spina. Il restante materiale è contenuto all'interno dei depositi del museo, che sono stati organizzati proprio per ospitare questo ingente patrimonio. Il Museo Archeologico di Ferrara raccoglie il frutto di due importanti campagne di scavo. Dopo la prima fortunatissima stagione di ritrovamenti in Valle Trebba, saranno ancora le bonifiche a determinare nuove scoperte. In Valle Pega, nei primi anni 50, viene alla luce un'altra parte consistente della necropoli di Spina. Sarà proprio questa seconda campagna di scavi, guidata da Nereo Alfieri, grande studioso e topografo di origine marchigiana, a sancire la definitiva fortuna di Spina. Questa stagione produce anche un rinnovato interesse dal punto di vista scientifico. E questo è il momento in cui si evidenzia il passaggio dal chiedersi dove fosse Spina e quale fosse la sua esatta posizione, a porsi domande più complesse, quindi sulla natura di questo centro, sulle sue origini, sulla sua caratterizzazione etnica. Il cranio probabilmente di una donna, perché dietro gli elementi del corredo dimostrano che si trattava di una tomba femminile. Due piatti con offerte, forse carne di coniglio. Ah, questo è un candelabro in bronzo a zampe leonine. C'ha la raggiera a palmette. Manca la statuetta. Questa è una peliche, un vaso a figure rosse con una scena di un cavaliere che appartiene a una tomba della fine del V secolo avanti Cristo. A colpire gli studiosi di questi anni è soprattutto la grande presenza nelle necropoli di ceramiche prodotte ad Atene e destinate al rituale del simposio, secondo una moda greca accolta anche nel mondo etrusco. Gli oggetti che dovevano avere il significato più rilevante erano i grandi contenitori, che potevano quindi contenere vino, la bevanda pregiata, che costituisce un elemento di distinzione sociale. Solitamente questi grandi contenitori sono così posizionati vicino al cranio dello scheletro, quindi erano collocati nella posizione reputata più importante. E poi a scendere lungo il fianco destro del corpo venivano sistemati
sistemati i vasi per versare il vino, per bere, oppure vasi per consumare il cibo. L'Emporio di Spina è la testa di ponte della potenza etrusca in Adriatico e al tempo stesso la porta d'ingresso della Gricità in Occidente. Le merci che gli Etruschi erano in grado di vendere erano naturalmente i prodotti agricoli, il grano in particolare, come sappiamo Atene aveva bisogno di grano, come tutte le grandi città dell'Italia antica non aveva una campagna vicino a sé in grado di soddisfare le esigenze alimentari. I prodotti che acquisivano in cambio erano i grandi prodotti, diciamo, della produzione ceramica ateniese, molto raffinata da un punto di vista figurativo, ma anche olio e vino, poi merci minori come i marmi, come il portaprofumi, come i profumi, probabilmente anche merci deperibili, ma quelle che lasciano un po' le tracce archeologiche sono queste, che lasciano intendere uno scambio paritetico molto molto sostanziale. La più grande singola fonte di ceramica ateniese nel mondo greco o grecizzato. Con queste parole, il grande studioso britannico John Beazley definisce le ceramiche di Spina, che ai suoi occhi rappresentano una formidabile enciclopedia illustrata dei miti, delle leggende e delle narrazioni greche. Tutte le estati, in occasione delle campagne di scavo, veniva qui Sir Beazley, un personaggio insuperato nella sua capacità di conoscenza della ceramica attica, e lui percorreva i musei di tutto il globo e con la prodigiosa memoria che aveva, lui cercava di ricondurre tutto ad un'unità, a delle mani, a delle classi di materiali creati all'interno delle stesse botteghe. In questo caso di questo cratere, lui lo attribuì al pittore dei Satiri Villosi. Sulla superficie di questo monumentale cratere si affollano scene di lotta fra giganti e dei, attribuite al cosiddetto pittore dei Satiri Villosi. Studiando proprio le collezioni di Spina, Beazley riuscirà a riconoscere gli stili dei ceramografi greci che già aveva battezzato con nomi convenzionali. Farà esistere in questo modo una serie di personalità artistiche che altrimenti sarebbero rimaste sconosciute. Ecco allora, fra i tanti esempi, la mano del pittore di Marley, che dipinge l'ultimo respiro di Cassandra, barbaramente uccisa da Clitennestra. O quella del pittore di Pentesilea, che raffigura le imprese di Teseo su un oggetto di straordinaria bellezza, la Kilix più grande mai restituita dal mondo greco. Grande Beazley, che studiava le ceramiche attiche, arrivò alla conclusione di dire che le ceramiche attiche trovate a Spina erano le ceramiche che erano rimaste sul mercato, quindi gli Etruschi di Spina compravano quello che era avanzato dagli altri mercati, il che già non era tanto soddisfacente, perché sono degli autentici capolavori, riesce un po' difficile pensare che comperassero solo gli scarti. In realtà gli studi sono andati molto più avanti, gli Etruschi comperavano quello che a loro interessava, ma soprattutto oggi possiamo dire che gli Etruschi erano in grado di influenzare la produzione dei ceramisti ateniesi. Essendo gli artigiani greci a conoscenza di queste specifiche richieste, all'interno delle botteghe di Atene si poteva produrre per questo mercato, sapendo bene che cosa gli Etruschi gradivano. Per esempio i piatti su alto piede, i piatti da pesce, che trovano qui a Spina un particolare favore. Quindi sono probabilmente prodotti nelle botteghe ateniesi per soddisfare questa specifica richiesta degli Etruschi di Spina. Le notizie sulle scoperte fatte a Spina finiscono per incuriosire anche Re Gustavo di Svezia, il famoso sovrano archeologo che arriva nell'area di scavo per cercare i reperti personalmente.
tra gli anni 50 e gli anni 60 sembrano così accendersi definitivamente i riflettori del mondo su Spina. E il fascino degli Etruschi cattura anche personaggi esterni al mondo scientifico. Alfred Hitchcock, in visita alla mostra bolognese del 1960, dedicata ai tesori dell'Etruria padana, si farà immortalare con le mani su uno dei più straordinari ritrovamenti di Spina. Questo vaso ha nella parte del corpo una scena di eccezionale interesse. Qui è concentrato tutti i particolari e tutti i dettagli più interessanti, forse anche più tragici, dell'ultima notte di Troia. Abbiamo Priamo, che è sull'altare di Zeus, che sta per essere decapitato da Neottolemo, la donna seminuda è Cassandra, la profetessa, la figlia di Priamo, e l'uomo che la sta afferrando per i capelli è Aiace. La nudità di Cassandra rivela che sta per subire violenza dal guerriero e poco le servirà essersi appoggiata ad Atena. Atena garantirà però a Cassandra la vendetta, perché Aiace non tornerà a casa. Il vaso con l'ultima notte di Troia riemerge nel 1954 durante gli scavi in Valle Pega. Il suo ritrovamento desta grande clamore, tanto da meritarsi un titolo a tutta pagina sul Corriere della Sera. Nell'intervista, il soprintendente Paolo Enrico Arias non nasconde il suo entusiasmo. Si tratta di un pezzo da Louvre o da British Museum, che ritroveremo tra qualche anno su tutti i manuali di storia dell'arte. Ma mentre crescono i ritrovamenti e si affina la conoscenza, la vita a Comacchio non sembra investita dalla stessa fortuna. Nel momento della scoperta di Spina, la vita a Comacchio è particolarmente difficile. L'economia di Comacchio si basa prevalentemente sulla produzione del sale e sulla pesca dell'anguilla. Non tutti però i comacchesi riuscivano a vivere ufficialmente di pesca. Una parte dei comacchesi aveva l'autorizzazione ad svolgere attività di pesca marginale utilizzando fiocine nelle valli meno pescose, quindi quelle diciamo più lontane dal mare. Erano questi i fiocinini. Ma i fiocinini non sempre rispettavano, diciamo così, le disposizioni normative, locali, governative. Qui non si limitavano a pescare soltanto nelle valli dove avevano l'autorizzazione, ma molte notti entravano nelle valli pescose e qui iniziava il rincorrersi con le guardie vallive. L'industria di Comacchio è l'acqua, sono le valli. Fino al 70 non c'era turismo, non c'erano i lidi, non c'era niente. Allora c'era chi faceva questo lavoro, come faccio io, di guardia o di pescatore legale che si lavorava per il comune, o chi veniva a rubare l'anguilla, che a Comacchio non è considerato ladro, perché si chiamavano mestieri, i falamstier, perché era proprio un mestiere. Io mi ricordo che alla sera in piazza Comacchio c'erano proprio da una parte tutti i fiocinini e da una parte tutte le guardie. Erano due cose totalmente diverse, guai che si vedevano salutare un fiocinino. Giovanni, che è uno degli ultimi fiocinini, che adesso non lo fa più, ha 86 anni, a Comacchio lo conoscono tutti come Cialdin, che era uno anche bravo in valle perché ha sempre fatto il mestiere. Io l'ho visto ieri sera e dopo 40 anni che io faccio questo lavoro è la prima volta che ci parlo. Mio papà, quando siamo stati capaci di andare in barca, si è preso una barca e ci hanno detto io e mio fratello, adesso andate in barca, andate a pescare. Abbiamo incominciato lì, diventando grandi, a venire i pescatori di valle.
poi, finito i lavori di bonifica, si siamo fatto coltivatori. Oltre lì andavo anche ancora a pescare, sempre dicono le guardie di Frodo. Quando si trovavano le guardie dicevano: lo sai che non si può, puoi prendere una denuncia, non do fastidio a nessuno, vado in mare e l'acqua è di tutti, hai capito? Si parlava così. A metà del secolo scorso diviene sempre più difficile vivere con la pesca. L'immensa distesa d'acqua salmastra di oltre 65.000 ettari che un tempo circondava Comacchio si è ridotta a soli 13.000 ettari per effetto delle bonifiche. L'agricoltura, dal canto suo, non sta portando la ricchezza sperata e così la comunità riversa le sue speranze in quell'inaspettata fortuna archeologica che è emersa dal terreno. La scoperta di Spina cosa ha significato? Ha significato un grande stupore e una grande aspettativa, perché quei tesori, come venivano chiamati, erano ritenuti di proprietà di Comacchio. La percezione che quegli oggetti erano di proprietà dello Stato non poteva fare breccia, perché c'era una scarsa accettazione del ruolo dello Stato, secondo me, che era dovuta alle vicende storiche di questo luogo, intanto dall'isolamento, che è sempre stato importante, ma poi da tutta una serie di progetti fatti e non realizzati, che avevano illuso questa popolazione, e questo poteva essere, come dire, il momento della ripresa, il momento in cui poter mettere in tavola un pasto con regolarità. Questa occasione non muta però sostanzialmente le condizioni di vita della comunità locale, che all'epoca non ha ancora una reale consapevolezza del valore di questo patrimonio. Alcuni bellissimi scatti del fotografo emiliano Walter Breveglieri mostrano una bambina che regge in mano un delicatissimo diadema d'oro appena rinvenuto in Valle Pega. Gioca forse, nella sua ingenuità, a vestire i panni di una dama etrusca. La giornata di scavo è finita. Ecco il prezioso carico, i tesori degli Etruschi. La gente del posto dice: ogni cesta vale quanto una pentola di monete d'oro. Archeologi e studiosi tentano di identificare un'antica civiltà. Questi abitanti di Comacchio vedono queste ceste piene di vasi bellissimi, vedono il movimento che si crea intorno a questi ritrovamenti, e quindi si prefigurano che questi tesori potessero entrare a far parte anche del loro riscatto economico. Non si sentivano, come posso dire, in colpa se poi di notte andavano a trafugare degli oggetti, esattamente come trafugavano le anguille, trafugavano i vasi. Cioè, l'equazione è questa. Nelle sere di luna piena si prende la fiocina per pescare l'anguilla e nelle sere buie senza luna si depone la fiocina e si prende lo spiedo. Lo spiedo è una pertica metallica che viene conficcata nel terreno proprio per cercare le tombe. I comacchesi la chiamano sproc, suono onomatopeico che richiama il rumore che la pertica fa nel momento in cui infrange il materiale di scavo. Naturalmente si tratta di cercatori di tombe. Per sintetizzare la personalità dei comacchesi negli anni degli scavi, il professor Nereo Alfieri raccontava a noi studenti che lui assumeva i tombaroli nei suoi cantieri, perché i tombaroli, nel momento in cui erano a libro paga, avevano di che mantenere la famiglia, erano leali e anzi dicevano dove bisognava andare a scavare, cioè gli spiegavano dove trovare le tombe. Sul Dosso C, in Valle Pega, seguiamo i lavori di scavo della sovrintendenza. È una giornata fortunata. Individuata la striscia di sabbia dove gli abitanti di Spina solevano seppellire, interrandoli senza cassa, i loro morti, si procede ad uno scavo a trincea quadrata avanzando verso il centro. Molti di questi sterratori erano trafugatori
conoscono come le loro tasche quello che fu il letto della laguna e sanno come manovrare la pala in prossimità dei vasi preziosi. Nel momento in cui lo scavo era finito e quindi ovviamente queste persone rimanevano senza un lavoro fisso, ricominciavano a delinquere. Ho fatto il tombarolo, lo sai cos'è il tombarolo? Si andava come un ferro di 2 metri, andava a cercare queste tombe etrusche. Quando andavo io e i miei fratelli sapevamo dove si poteva trovare questi oggetti, queste tombe. E ne abbiamo trovato delle centinaia. Il 28 luglio del 53 sono andato in Valle Pega alla pesca delle anguille. Ho trovato 50 fignatini. Li ho portati a casa e me l'hanno stimato per 10 milioni. Tra gli anni 50 e gli anni 60 comincia a circolare in tutta Europa materiale proveniente da Spina. Però lo Stato cerca di contrastare questo fenomeno, tanto che addirittura viene realizzata una piccola caserma in prossimità delle aree di scavo, dove finanzieri e carabinieri tutte le sere montano di guardia. Noi abbiamo il compito di proteggere questa zona dall'incursione dei trafugatori. Esiste una legge dello Stato, infatti, che tutela il patrimonio archeologico. Questa legge va rispettata. Centinaia sono i furti sventati, così come tantissimi i sequestri e recuperi di merce e di reperti trafugati. Lo scontro fra guardie e cercatori di tombe è però sempre incruento. Il traffico illegale certo è un'economia sommersa, un'economia illecita, ma è un'economia di sussistenza, è quasi compresa, insomma, da chi ovviamente deve far rispettare la legge. Per me era una meraviglia a scavare queste tombe qui, hai capito? Quando si riusciva ad andare nel dunque, tiravi su queste anfore, vasi, anfore, piatti, di tutti i tipi di questo corredo che avevano. Erano oggetti che costavano. Le tombe più ricche erano quelle che avevano le figure. Le figure ti parlavano, uguali, vivi. Ci parlavano. Questo passato oggi è un ricordo lontano, tanto che è divenuto importante anche conservarne la memoria. È cambiato il rapporto della comunità con il patrimonio ed è cambiata anche la considerazione per il territorio che lo custodisce. Le valli di Comacchio rappresentano ormai una delle zone umide più importanti d'Italia, un mosaico di habitat naturali, una delle aree più produttive e ricche di biodiversità. Dal 1988 le valli fanno parte del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna e nel 2015 il Delta del Po ha ottenuto anche il riconoscimento di riserva di biosfera dell'UNESCO, che promuove un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente. Credo che sia stato un risveglio dell'immaginario, della coscienza, che è cresciuto nel tempo. Perché nel tempo io ho cominciato a lavorare qua negli anni 80 e io ho visto proprio un cambiamento nella mentalità. Il coronamento di questa trasformazione è il Museo Delta Antico, che è stato inaugurato nel 2017 e che
deve rappresentare il passato di questo luogo, ma un passato costruttivo, e questo museo è una forma di identità. È nel 1981 che avviene qui a Comacchio una scoperta eccezionale per l'intero Delta. Viene trovata una nave oneraria romana con l'intero carico a bordo. La nave probabilmente affonda in realtà vicino a una foce fluviale, in corrispondenza probabilmente di un evento di piena che la sommerge completamente. Parte del carico è composto da una serie di anfore perfettamente conservate, anfore che vengono da tutto il Mediterraneo, dalla Grecia, dal Portogallo, dall'Asia Minore. La nave di Comacchio ha un carico eccezionale di lingotti di piombo. Uno di questi nomina Agrippa, il generale di Augusto. E riusciamo appunto a collocare cronologicamente questo evento tra il 19 e il 12 avanti Cristo. La scoperta della nave romana all'inizio degli anni 80 ha riportato ancora una volta l'archeologia al centro della vita di Comacchio. È anche grazie a notizie come questa che è cambiato nel corso del tempo il rapporto della comunità locale con il patrimonio. Il Museo del Delta Antico nasce proprio attorno ai reperti della nave, ma la collezione è ben più ampia e spazia dall'età protostorica alle testimonianze di Spina fino al periodo medievale. Da questa parte abbiamo i reperti provenienti dall'abitato, quindi abbiamo una serie di anfore commerciali. Questa raccolta, esposta nel cuore di Comacchio, rappresenta dunque una dinamica cruciale per qualsiasi processo di identificazione. Del resto oggi è anche questa la funzione di un museo, secondo la più recente definizione internazionale di questa istituzione culturale: favorire l'inclusione e la partecipazione della comunità, condividere le conoscenze e i risultati della ricerca, come quelli che interessano tuttora il sito di Spina, che a un secolo dalla scoperta continua ad essere al centro delle indagini scientifiche. Noi abbiamo messo lo scavo apposta nell'abitato per conoscere di più come erano fatte le case, cosa c'era dentro le case, come vivevano, cosa facevano dentro le case. La cosiddetta città dei vivi fu individuata già alla fine degli anni 50 tra Valle Lepri e la Valle del Mezzano, a poca distanza dalla necropoli, ma l'area è stata finora solo parzialmente indagata. Una recente campagna di scavo condotta dall'Università di Zurigo ha permesso di approfondire la conoscenza di questa parte del sito. I reperti venuti alla luce, più usurati e frammentari rispetto a quelli delle necropoli, hanno sollevato interessanti interrogativi. Uno degli obiettivi dello scavo di Zurigo era anche di vedere se c'era una differenza tra la cultura materiale nelle tombe e nelle case. Scavando queste varie case, 6 case più una struttura più recente, abbiamo visto che c'è una parte di materiale che troviamo solo nelle case. Sono cotte, la ceramica da cucina, tantissime olle per cucinare e per contenere dei materiali, mentre nelle tombe noi conosciamo soprattutto i vasi importati greci, grandi, di una certa qualità. Però sorprendentemente abbiamo trovato all'interno di tutte le case anche tantissimi resti, cioè frammenti di vasi attici importati, che in gran parte sono le stesse forme, quasi la stessa qualità come nelle tombe, solo che i vasi naturalmente sono raramente interi e sono solo frammenti. Secondo me questo dimostra in modo abbastanza chiaro, non sono tutti d'accordo, ma io sono abbastanza convinto, che nelle case avevano vasi importati greci
di notevole qualità e anche di notevole grandezza, che venivano usati naturalmente solo in occasioni particolari. Cioè il vedere che all'interno di case, tutto sommato piccole, di 40 metri quadri, costruite in legno, frasche, eccetera, c'erano anche dei vasi importati di una certa importanza, secondo me fa vedere che c'era probabilmente qui un ceto medio abbastanza abbiente. È chiaro che la struttura dell'abitato e la struttura della società spinetica rifletteva la società etrusca con un'elite, poi c'erano i poveri, ma evidentemente sia le tombe che le case dimostrano che una certa ricchezza era diffusa anche nelle case normali. E quello che qui a Spina, come in pochi altri siti, è eccezionale, che in una casa che a noi sembra poverissima e piccolissima c'erano decine e decine di vasi attici, anche di grande formato, che noi non ci aspettavamo di trovare in una casa talmente semplice. Un'occasione per fare il punto sulle ultime ricerche scientifiche è stata offerta dalla ricorrenza dei 100 anni trascorsi dalla scoperta di Spina. Le celebrazioni sono partite proprio da Comacchio, dove si è deciso di allestire una mostra a Palazzo Bellini, di fronte al Museo del Delta Antico. Per la sua realizzazione è stata effettuata una complessa operazione che ha messo in viaggio una quantità enorme di reperti. La partecipazione del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara alla mostra di Comacchio è stata un impegno notevole. È stato necessario togliere i reperti dalle nostre vetrine e impacchettarli e spedirli. Questa è un'operazione che per quasi 540 reperti comporta un lavoro lungo, molto faticoso e di grande responsabilità. Il progetto ha consentito di riportare per la prima volta nella terra d'origine alcuni dei più significativi ritrovamenti di Spina. Questo tema del ritorni è un tema molto bello, perché al di là del fatto che ci consente di vedere qui a Comacchio vasi che solitamente stanno altrove, di fatto significa anche che questi vasi tornano nel luogo dove hanno vissuto, sono nel luogo dove sono stati usati per bere il vino, per consumare il cibo oppure per essere sepolti nella loro tomba. Tornano a casa con un rientro che ha anche un aspetto, se volete, romantico. Devo dire che sono veramente felice e anche orgoglioso del fatto che le celebrazioni per il centenario della scoperta di Spina partiranno da Comacchio con una grande mostra, forse la più importante mostra archeologica che sia mai stata realizzata a Comacchio, e che vedrà dopo un secolo i corredi più importanti, i corredi straordinari che sono stati trovati nelle sabbie, no, del delta del Po, e che i nostri progenitori vedevano partire verso Ferrara, ecco, tornare qui a Comacchio dopo quasi un secolo, insomma, è una grande soddisfazione. Gli oltre 500 reperti ricomposti nelle teche di Palazzo Bellini ci riportano indietro al tempo di Spina. Grazie ad essi rivive l'abilità della mano del ceramografo, il gusto dell'acquirente o la personalità del defunto, lo schiavo, il marinaio, il mercante e tutte quelle figure che in un immaginario ideale hanno consentito l'esistenza di ciascun manufatto. Ma lo scopo di questa mostra è anche un altro: raccontare l'impresa di questi 100 anni e le mani che l'hanno resa possibile. Quelle degli archeologi, degli operai,
degli studiosi, dei restauratori, persino le mani dei tombaroli e delle forze dell'ordine, a cui l'allestimento ha dedicato un'intera vetrina. Tutta quella vicenda umana che ruota intorno a questo ritrovamento e la storia di una comunità che insieme a questa scoperta è cresciuta.